Vediamo un po' bene i recuperi e poi si faranno le valutazioni che si ritengono più, che riteniamo più opportune in funzione di questa partita, però è una cosa che ho bisogno di ancora un po' di tempo per valutare queste cose, perché i recuperi sono ancora veramente, il 48 ore è anche il momento peggiore dopo una partita, quindi vediamo un attimino domani mattina come stiamo, come stanno i ragazzi nella rifinitura, poi prenderemo le decisioni per la gara. Martedì sera, dopo la partita, c'è stato un segnale abbastanza curioso, anche positivo, no? Tutti quelli che erano in tribuna sono partiti tutti insieme, alla fine al fisco finale per scendere sotto e venire a festeggiare con la vittoria. E anche questo il segno che la squadra è cresciuta. Che cosa sta cambiando? Che non solo è cresciuta sul campo, sui risultati, ma anche come combattimento. Sì, ma penso che tutte queste cose sono correlate, legate tra loro. Poi dopo, quello che in questo gioco farà sempre la differenza è sempre il risultato, perché si sa che è così. E quando arriva il risultato, comunque arrivano delle prestazioni che ti fanno capire che sei sulla strada giusta e che stai mettendo in campo quello che serve. E cresce l'autostima, cresce la fiducia, cresce la compattezza, e allora dopo ci sono anche tutti questi segnali che aiutano ad andare in quella direzione, insomma. Se la partita del cotone potrebbe essere una prova d'esame, no? Per poter capire. No, una prova di esame, allora è chiaro che il ragionamento nostro deve essere sempre chiaro. Noi abbiamo un obiettivo che, come ho sempre detto, è difficile da raggiungere e rimango della mia idea, non è la per raggiungerlo dobbiamo continuare sulle prestazioni che abbiamo fatto nell'ultimo mese circa, nell'ultimo mese. Quello è il modo di affrontare le partite che ci può permettere di avere delle chance per raggiungere il nostro obiettivo. Quindi quello deve essere. Quello di Cremona deve essere visto come un esame, ma perché è il primo che arriva, deve essere visto come una conferma di aver capito determinate cose al netto della qualità e della forza dell'avversario, che è sicuramente una delle due squadre che sta, tra virgolette, ammazzando questo campionato. Adesso non so neanche quanti punti di vantaggio sulla terza, però tanti, quindi penso che siano le due squadre, Crotone e Cagliari, lanciate verso la promozione diretta. Quindi la partita è una partita sicuramente difficile, però io voglio vedere continuità dal punto di vista della prestazione. Difficile anche dal punto di vista ambientale, no? Il campo di Cotone è sempre considerato un'arena. Sì, è un campo che ti sembra più piccolo di quello che è nella. Più corto, più stretto. Di quello che è nella realtà, perché è un campo con la gente lì. Sono i bei campi, per come la vedo io, sono i bei campi da calcio, belli stadi. E con tutta la gente, con la gente vicino. Sì, beh, è chiaro che loro da questo punto di vista hanno chiaramente, considerando la classifica, mi leggo sempre al discorso dei risultati, hanno tanto seguito e tanto entusiasmo, come è normale, però noi dobbiamo andare là, e anche questo è un deve può essere un segnale da parte nostra, il fatto anche di giocare con delle condizioni anche tra virgolette ambientali non semplici, quindi dovremo rispondere bene anche da questo punto.